Sarà Diego Rocca di Foggia l'arbitro di Pescara Regina, bianco-azzurri col vento in poppa dopo il successo di Latina, al cospetto di una Regina che annaspa nei bassifondi della classifica e che rischia proprio nell'anno del centenario la retrocessione, assolutamente non immaginabile per i valori dell'organico. L'ambiente in riva allo stretto è tesissimo e si punta il dito contro le decisioni arbitrali. La società calabrese ha infatti pubblicato sul suo sito ufficiale una durissima nota intitolata Adesso basta, dove vengono sottolineati tutti i torti arbitrali presunti subiti. Si cerca insomma di far valere ogni ragione per uscire indenni dall'Adriatico Giovanni Cornacchia in un'area tesissima. Pittoresco mister della Regina Franco Gagliardi, che è contento comunque della sua squadra e poi se la prende con gli arbitri. Possiamo dire che abbiamo comunque ritrovato la nostra squadra. Dammi qua. Al Novara ci dà un gol, ci annulla un gol e lì è stata la nostra insicurezza, oppure il nostro percorso è stato interrotto e l'autostima si è limitata, si è fermato. Con la stessa partita del Varese, che abbiamo tanto sbagliato noi, sicuro, si poteva eventualmente evitare il primo gol perché era fuori gioco, poi abbiamo avuto un'espulsione che si poteva evitare e tutto il resto. Contro il Trapani non ha dato al 90esimo un rigore in aria, in fallo di mani del signor, mi ricordo, Terlizzi, chi è? E a sorvolia. Cioè, io fino a questo momento non ho avuto nulla a favore, però loro sono quelli che hanno il fischietto e possono fare quello che vogliono. Oggi c'era, per ritornare a oggi, espulsione e rigore, che la sa cosa. Se non si danno questi rigori, che devo fare? Tornando al Pescara, la squadra procede gli allenamenti con profitto e serenità. Bovo salterà la sfida per squalifica mentre torna ruolabile Zuparic. Possibili le defezioni di Schiavi e Zauri per noie muscolare. Ciosic è recuperato, salviato e pronto ad essere utilizzato. Sentiamo Caprari che con Serse Cosmi ha già centrato due reti. Io ho detto subito che mi serviva continuità. Il mister adesso sta alterando un po' tutti. Ha dato fiducia a tutti e speriamo adesso di continuare, come ho detto prima, così. È una vittoria dove ripartiamo da qui, no? Perché abbiamo perso col Palermo e adesso ripartiamo da Latina e pensiamo alla Regina. È una partita come tutte le altre, dobbiamo vincere perché dobbiamo cominciare a dare continuità ai nostri risultati.